Davvero, vivo in tempi bui. La parola innocente è stolta. Una fronte distesa vuol dire insensibilità. Chi ride, la notizia atroce non l'ha saputa ancora. Quali tempi sono questi, quando discorrere alberi è quasi un delitto, perché su troppe stragi comporta silenzio. È l'uomo che ora traversa tranquillo la via. Mai più potranno raggiungerlo dunque gli amici che sono nell'affanno. È vero, ancora mi guadagno da vivere, ma credetemi, è appena un caso. Nulla di quel che fo m'autorizza a sfamarmi. Per caso mi risparmiano. Basta che il vento giri e sono perduto. Mangia e bevi, mi dicono, e sii contento d'averne. Ma come posso io mangiare e bere quando quel che mangio a chi ha fame lo strappo e manca a chi ha sete il mio bicchiere d'acqua? Eppure mangio e bevo. Vorrei anche essere un saggio. Nei libri antichi è scritta la saggezza, lasciar le contese del mondo e il tempo breve senza tema trascorrere. Spogliarsi di violenza, render bene per male, non soddisfare i desideri, anzi, dimenticarli, dicono, è saggezza. Tutto questo io non posso. Davvero, vivo in tempi bui. Nelle città venne il tempo del disordine, quando la fame regnava. Tra gli uomini venne il tempo delle rivolte e mi ribellai insieme a loro. Così il tempo passò che sulla terra m'era stato dato. Il mio pane lo mangiai tra le battaglie. Per dormire mi stesi in mezzo agli assassini. Feci all'amore senza badarci e la natura la guardai con impazienza. Così il tempo passò che sulla terra m'era stato dato. Al mio tempo le strade si perdevano nella palude. La parola mi tradiva il carnefice. Poco era il mio potere, ma i potenti posavano più sicuri senza di me. Oh, lo speravo. Così il tempo passò che sulla terra m'era stato dato. Le forze erano misere, la meta era molto remota, la si poteva scorgere chiaramente, seppure anche per me quasi inattingibile. Così il tempo passò che sulla terra m'era stato dato. Voi che sarete emersi dai gorghi, dove fummo travolti, pensate, quando parlate delle nostre debolezze, anche ai tempi bui, cui voi siete scampati. Andammo noi, più spesso cambiando paese che scarpe, attraverso le guerre di classe, disperati, quando solo ingiustizia c'era e nessuna rivolta. Eppure lo sappiamo, anche l'odio contro la bassezza stravolge il viso. Anche l'ira per l'ingiustizia fa roca la voce. Oh, noi che abbiamo voluto apprestare il terreno alla gentilezza. Noi non si poté essere gentili. Ma voi, quando sarà venuta l'ora che all'uomo un aiuto sia l'uomo, pensate a noi con indulgenza.
poi che fu piacere per i cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno, nel quale nato e nutrito fui infino al colmo della vita mia, e nel quale, con buona pace di quella, desidero con tutto lo cuore di riposare l'animo stancato e terminare lo tempo che m'è dato. Per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contra mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono stato legno senza vela e senza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertate, e sono apparito agli occhi a molti che forse che per alcuna fama in altra forma m'aveano immaginato, nel cospetto dei quali non solamente mia persona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opera sì già fatta come quella che fosse a fare. Ritornati. Le parole che avete sentito, che vi abbiamo fatto sentire, sono le parole di due esuli. Le prime che abbiamo ascoltato da tante voci femminili, sono le parole di Bertolt Brecht, un grandissimo poeta e drammaturgo tedesco, del Novecento chiaramente, in fuga dalla Germania nazista. Un esule che ritornerà in patria solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Invece, le parole che abbiamo sentito dalla voce di Jacopo sono di un esule in fuga dalla Firenze del 1300, dilaniata dalle lotte civili tra guelfi bianchi e guelfi neri. Naturalmente, io mi riferisco al nostro Dante Alighieri, che però, a differenza di Bertolt Brecht, non riuscirà mai più a tornare nella propria patria. Bene, noi fissiamoci bene nella mente l'immagine di questo Dante piagato dalla fortuna, vagante per l'Italia come una nave senza vela e senza governo, portata alla deriva dai venti e dalle onde, perché in questa condizione veramente vergognosa, miserevole, a cui è stato condannato il nostro più grande poeta per gli ultimi 20 anni della sua vita, beh, c'è tanto anche della nostra Italia di oggi, purtroppo. Bene. Buonasera a tutti. Allora, prima mi dicono dalla regia che il tuo cappotto è troppo pesante e quindi impedisce, quindi vai in regia e vedi cosa devi fare.
Beh, non lo so. No, ma magari lui ti sposta, te lo metti in tasca, capito? Batti a sistemare. Ero iniziata bene, ero tutta presa, no? Era tutto drammatico, guarda. È il bello della diretta, via. Dunque, buonasera. Beh, io sono molto emozionato, perché sono 2 anni che non vedevo un pubblico in carne ed ossa, diciamo, quindi questa cosa mi dà molta ansia, speriamo che vada bene, che non siamo troppo arrugginiti. Ben ritrovati, oggi comincia il nostro viaggio nell'inferno di Dante, un viaggio lungo, più lungo dei soliti viaggi a cui siamo stati abituati, perché saranno 13 serate e non ci saranno repliche, quindi saranno 13 spettacoli unici, 13 eventi non replicati, in cui ripercorreremo tutto l'inferno. Oggi partiamo dal primo e arriveremo al canto... Prego. Non ti voglio fare ombre. Arriveremo al canto 33 con il conte Ugolino e poi ci sarà l'ultima serata, che sarà una serata particolare in cui cercheremo di vedere cosa è rimasto di Dante nella poesia contemporanea. L'ultima serata si chiamerà Inferno 2.0. Ci troveremo sempre il martedì e il giovedì alle 21. Ma comunque, se volete, poi lì ci sono delle cartoline su quel tavolino, che così avete il programma. Poi qualche altra informazione su alcune cose collaterali, alcuni progetti collaterali al viaggio, ve li dico alla fine della serata. Adesso io voglio ringraziare tantissimo queste nostre 6 punte, nel senso che loro sono 6 dei 24 delle 24, perché sono quasi tutte donne, poi c'è qualche maschio, persone che hanno che si sono iscritte a questo corso brevissimo, veramente brevissimo. Le prendiamo e le buttiamo sul palco. Alcune di loro non avevano mai recitato, altre sì, e sono così degli spettatori come voi che hanno voluto provare a si sono cimentate nella lettura davanti al pubblico, e oggi hanno iniziato, hanno aperto loro, quindi hanno avuto questo onere dell'apertura. Vi ringrazio molto, grazie. Il gruppo di quest'anno, prego. Allora, sono Francesca, Lia, Anna, Donatella, Paola e Nadia. Fanno parte di un gruppo che abbiamo chiamato I Malebranche. Sapete che noi ci divertiamo sempre a dare un nomignolo al nostro gruppo di attori. I Malebranche, che sarebbero i diavoli che molto simpatici, che custodiscono la quinta bolgia, ma ne parleremo più avanti. Prego, potete accomodarvi. Bene, possiamo cominciare, entrare nel vivo, diciamo. Tocca a me? Tocca a te. Ok, vado. Dunque, torniamo a noi. Torniamo al nostro povero Dante. Dante Alighieri, come forse molti sanno, nasce a Firenze nel 1265 e muore esule a Ravenna nel 1321, a 56 anni. Siamo tutti d'accordo nel dire che è un poeta immenso. Non c'è dubbio. Ma Dante è stato anche un uomo che ha vissuto nel tempo che gli è stato dato, proprio come Brecht. Ha preso parte, si è schierato, ha combattuto e ha pagato anche pesantemente le conseguenze delle proprie scelte. Le parole che vi ha letto Jacopo, che abbiamo ascoltato, Dante le scrive nel Convivio, che è un'opera importantissima, rimasta incompiuta. Come è rimasta incompiuta un'altra opera importantissima, che è il De Vulgari Eloquentia, e perché sono rimaste incompiute queste due opere così importanti, a cui tanto aveva dedicato? Entrambe vengono interrotte verso il 1307 e il 1308. Ebbè, sono proprio quelli gli anni in cui Dante comincia a mettere mano alla sua commedia. E non avrebbe più avuto tempo per dedicarsi ad altro, anche perché la vita dell'esule non è assolutamente una vita facile. Era esule ormai da 5 anni circa, e gli rimaneva pochissima speranza all'epoca di riposare l'animo stancato, come dice lui stesso, nella sua Firenze.
Oh, aveva tentato in tutti i modi di ritornare a Firenze, aveva elaborato varie strategie di rientro, percorrendo tutte le strade possibili, sia quelle della diplomazia, sia anche quelle della lotta armata. Aveva stretto alleanze con altri esuli fiorentini, non disdegnò neanche di stringere patti con membri del partito avverso al suo, che erano dei nemici giurati, quello dei Ghibellini. Ma è stato tutto vano. E quindi, come tutti sappiamo, a un certo punto Dante ci dice: «Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita». Il poeta esule si ritrova improvvisamente nel folto di una foresta. È una notte bellissima, di luna piena, c'è una luna meravigliosa, però la luce filtra a fatica attraverso il fitto dei rami, lasciando immerso nel buio tutto ciò che c'è nel sottobosco, che è gremito di spine. È una selva molto intricata, come quelle macchie della Maremma toscana in cui riescono a fatica a districarsi i cinghiali. Ecco. La Divina Commedia inizia proprio così. L'inizio del poema è sospeso in una dimensione onirica. L'esperienza che vive Dante ha i caratteri di un sogno. Vaghi, sfumati, sono i contorni generali del paesaggio in cui è immerso. La selva che si trova davanti è oscura, selvaggia, aspra, forte, amara. Sono, se vogliamo, caratteri generici, comuni a tutte quelle selve selvagge, cioè che non sono state addomesticate dall'uomo. E se ci pensiamo bene, è proprio l'immagine ancestrale del pericolo per l'essere umano. E sembra a tutti gli effetti venire fuori da una mente turbata. Cosa ci dice Dante? «Io non so ben ridir com'ivi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai». Dante non sa come è finito in quella selva. Tutto quello che è accaduto prima è avvolto dal torpore del sonno. Adesso però è lì come paralizzato, non può muoversi per la paura. Una paura che gli invade il lago del cor, ci dice, cioè che fa rifluire il sangue e tutti gli spiriti vitali all'interno dei ventricoli cardiaci, lasciando il resto del corpo praticamente dissanguato, impallidito. E questa dimensione onirica, direi da incubo, con la perdita di concreti punti di riferimento sia temporali che spaziali, sembra far pensare alla selva come ad un varco verso un altro mondo, un luogo di passaggio in cui proprio due mondi paralleli coesistono insieme, vibrano uno accanto all'altro, e in cui però si è aperto un varco per passare dall'uno all'altro. E quindi è un po' come se fossimo in uno dei nostri moderni fantasy, no? La nostra selva dantesca è un portale che ci trasferisce, che trasferisce con noi il personaggio di Dante in un altro mondo. E come vedremo, Dante non solo non ha idea di come sia entrato nella selva, ma non ci dice niente nemmeno di come farà a uscirne. A un certo punto ci dirà di trovarsi di fronte alla porta dell'inferno. E così avrà inizio questo suo lungo viaggio attraverso i tre regni oltremondani. Bene. Questa è una sera particolare per noi, forse sarà un po' più lunga del solito, ma dovrete portare pazienza perché dobbiamo porre le basi del nostro viaggio. E, è una sera particolare anche perché inizia il nostro viaggio. E così, prima di addentrarci anche noi insieme a Dante in questo mondo parallelo, in questo mondo possibile creato dalla mente di Dante, dovremmo studiarne il cielo. Come fanno i naviganti per orientarsi e per programmare la rotta? Ora, questo che vedete sullo schermo è la riproduzione del cielo che ora sovrasta le nostre teste. Questa è un'immagine che viene da Stellarium, forse gli appassionati di astronomia conosceranno questo software, che ci permette di vedere
il cielo in un dato luogo e in una data ora. Ora noi abbiamo inserito le coordinate di Vervoz, che sono circa 46 gradi nord e 11 gradi est, e l'ora attuale più o meno, noi abbiamo messo le 9:40, ed è uscita questa immagine che riproduce il cielo sopra di noi, più o meno qui e ora. Lì c'è il sud, è abbastanza giusto, diciamo che il sud è un po' più a destra, però è più o meno, accontentatevi, ecco, anche perché non è che sapevamo esattamente dove sarebbe stato lo schermo. Noi però, naturalmente, dobbiamo immaginare di trovarci insieme a Dante nella selva oscura, che non è qua, non è in Predaia la selva oscura. Allora dov'è la selva oscura? Non è facile rispondere con certezza a questa domanda. Come Elena ha già detto, la selva è un luogo che non ha coordinate precise, indeterminato, un luogo di passaggio ad un altro mondo. Ma però noi sappiamo che in questo mondo possibile creato da Dante, la voragine dell'inferno si spalanca e precipita proprio sotto la città di Gerusalemme, cioè la città dove è stato ucciso Gesù. E siccome Dante, dopo aver attraversato la selva, si ritrova d'improvviso di fronte alla porta dell'inferno, potremmo decidere di posizionare la selva sulla nostra mappa nei pressi di Gerusalemme. È una decisione arbitraria, ma noi facciamo così. E quindi adesso potremo impostare su Stellarium le coordinate di Gerusalemme, che invece è circa 31 gradi nord, quindi è molto più a sud di Vervoz, più o meno è all'altezza di Lampedusa, più a sud anche di Lampedusa, ma più o meno siamo lì, ed è notevolmente più a est di noi, tanto che in base ai nostri fusi orari Gerusalemme si trova in un'ora avanti rispetto a noi. Ecco, infatti questo è il cielo che in questo momento sovrasta Gerusalemme, come vedete è molto più buio. Ora, determinate le coordinate spaziali, diciamo, del luogo di partenza del nostro viaggio, dobbiamo determinare quelle temporali. Abbiamo già detto che Dante passa nella selva un'intera notte di angoscia, ma in quale notte Dante si smarrisce nella selva oscura? Ora, chiariamo subito che in tutti i 14.233 versi che compongono la Divina Commedia, Dante non ci dice mai esplicitamente quale sia la data in cui ha inizio il suo viaggio, però dissemina una serie di indizi che ci permettono di datarlo con estrema precisione. Forse non ve ne siete accorti, ma un primo indizio sull'anno si cela già nel primo verso, nel mezzo del cammin di nostra vita. Dante stesso, sempre nel Convivio, opera citata da Elena, spiega che la durata media della vita di un uomo, in accordo con quanto si legge nella Bibbia, è di 70 anni. E che quindi, non vi preoccupate, adesso è molto più lunga, è di 70 anni. Quindi il punto centrale dell'arco vitale dovrebbe essere, scrive Dante, tra il 30° e il 40° anno e, nelli perfettamente naturati, quelli proprio in salute perfetta, nel 35° anno. Quindi Dante è nato nel 1265 e quindi si trova ad avere 35 anni e quindi ad essere nel mezzo del cammin della nostra vita nel 1300. Può sembrare un indizio un po' generico, ma vi assicuro che ci porta a dare la risposta esatta, risposta che poi viene confermata da una serie di tanti altri indizi storici molto precisi. Dopotutto, il 1300 è un anno tondo, no? Che segna l'inizio di un nuovo secolo, quindi è una bella data per incominciare un viaggio, e poi fu anche un anno importantissimo per la cristianità, perché fu l'anno del primo giubileo della storia, indetto da Papa Bonifacio VIII, un papa che avremo modo di conoscere molto bene nel corso del nostro viaggio. C'è poi un verso nell'inferno che ci permette di determinare il mese e il giorno dello smarrimento di Dante. E si trova all'interno di un discorso pronunciato da un demonio delle Malebolge, da uno dei Malebranche, appunto, il quale ad un certo punto afferma che sono passati precisamente 1266 anni dal giorno della morte di Cristo. Secondo una tradizione viva al tempo di Dante, Cristo sarebbe morto nel 34 d.C. e precisamente il 25 marzo. Quindi Dante si sarebbe smarrito nella selva oscura 1266 anni dopo
il 25 marzo del 34 d.C., precisamente nella notte che precedette il 25 marzo del 1300. Ecco perché, tra parentesi, il 25 marzo è stato scelto dal nostro Consiglio dei Ministri nel 2020 come Dante Dì. È il giorno in cui inizia il viaggio oltremondano di Dante. Badate che il 25 marzo è una data incredibile, perché era una data all'epoca di Dante in cui si facevano coincidere tantissimi eventi cruciali. Oltre alla morte di Gesù, infatti, si pensava che il 25 marzo ricorresse l'anniversario dell'Immacolata Concezione, cioè fosse la data del concepimento, dell'incarnazione di Gesù, esattamente 9 mesi prima del 25 dicembre, il giorno della sua nascita. Gesù sarebbe nato quindi il 25 marzo dell'anno zero, naturalmente, e sarebbe morto il 25 marzo del 34. Per questo, a Firenze, dove al tempo di Dante, badate, si contavano gli anni non come facciamo noi a partire dalla nascita di Cristo, dalla natività, ma si contavano gli anni a partire dall'incarnazione, il 25 marzo era il primo giorno dell'anno, era Capodanno, ok? Ed era un Capodanno che cadeva in una data simbolicamente importante, non solo per le cose che vi ho detto, ma anche era una data di rinascita, se ci pensate, dal punto di vista astronomico, visto che segue di pochissimi giorni l'equinozio di primavera. In effetti, le cose non sono finite, queste corrispondenze. Oltre all'anniversario della concezione e della morte di Gesù, si credeva che il 25 marzo ricorresse l'anniversario della creazione di Adamo, che, come sappiamo, avvenne il 6° giorno dalla creazione. E siccome si credeva che anche quando Dio, nel 2° giorno dall'inizio della creazione, quindi 4 giorni prima della creazione dell'uomo, creò il firmamento, imprimendo per la prima volta il movimento degli astri, fosse l'equinozio di primavera, cioè quando Dio muove le stelle per la prima volta, il sole si trova nella posizione dell'equinozio di primavera, in effetti il 21 marzo cade 4 giorni prima dell'anniversario della creazione di Adamo, tutto torna. Per questo, nel primo canto dell'Inferno, Dante ci dice che quando vide il sole sorgere dopo la notte passata nella selva, s'accorse che il sol montava in su, cioè sorgeva con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Cioè Dante si accorse che il sole si trovava, quando sorgeva quella mattina, nella posizione equinoziale, cioè in quella in cui si trovava quando Dio impresse il primo movimento agli astri, perché appunto era l'alba del 25 marzo, l'equinozio di primavera, c'era stato da pochissimo. A questo punto, quindi, noi possiamo impostare su Stellarium, qui siamo ancora sul cielo di Gerusalemme di oggi, possiamo impostare la mezzanotte tra il 24 e il 25 marzo del 1300. Ecco qua, cambia poco, è sempre un cielo stellato. Come avrete già iniziato a capire, Dante è precisissimo nei suoi riferimenti astronomici. Dissemina nel poema una serie di indicazioni sulle posizioni delle stelle nel cielo notturno e sulle posizioni del sole nel cielo diurno per informarci proprio delle ore, delle varie tappe che fa lungo il suo viaggio attraverso inferno, purgatorio e paradiso. Ma, e qui le cose si complicano, il fatto è che andando a confrontare il cielo reale della notte tra il 24 e il 25 marzo del 1300 con quello descritto nel poema, scopriamo che i conti non tornano. Per niente. Vi faccio degli esempi. Allora, questo è un video preso sempre da Stellarium che abbiamo fatto noi. In un passo dell'Inferno, Virgilio dice che nella notte in cui Dante si smarrì nella selva oscura, la luna era tonda, cioè piena. Ora, se noi guardiamo e facciamo vedere tutto il cielo, facciamo un giro antiorario, vediamo che della luna non c'è traccia. Questa era una notte senza luna, senza luna. Guardate. In realtà quella notte la luna era tramontata molto presto, verso le 8:30. Infatti adesso noi vi facciamo vedere, se andiamo un po' indietro col nostro orologio di Stellarium,
come vedete lì in basso c'è la data, 1300 marzo 25, adesso siamo a mezzanotte circa, è un minuto, andiamo un po' indietro e così facciamo sorgere la luna e la vediamo. Questo era il cielo, vero, del 25 marzo del 1300. Ecco, dobbiamo arrivare quasi alle 8 e vedete la luna lì. E se zoomiamo, se arriviamo vicini alla luna, la guardiamo, scopriamo che non è piena, ma è una falcetta piccolissima, piccolissima. Era una luna crescente appena al terzo giorno del suo ciclo. Quindi non c'era, se ci fosse stata era piccolissima. E tramontò appunto verso le 8:30. Ecco, questo è solo, diciamo, un esempio evidente della non corrispondenza tra il cielo descritto da Dante e quello reale del 25 marzo del 1300. Ma vi posso fare un altro esempio. In un altro passo della Divina Commedia, Dante ci dice che in quelle notti Venere era mattutina. Ora, Venere, il pianeta Venere, è visibile nelle ore notturne, nelle ore mattutine, diciamo, della notte, quando precede di almeno tre quarti d'ora, anche un'ora, il sorgere del sole. E quindi è visibile. Noi adesso ci siamo spostati ad est e andiamo avanti con il nostro orologio astronomico, ci spostiamo all'alba, alle 2, alle 3, anche alle 4, poi andiamo avanti un po' coi minuti e vediamo, facciamo sorgere il sole, ma ci accorgiamo che Venere non c'è. Vediamo sorgere Marte, dopo Marte sorge il sole e Venere la vediamo subito dopo il sole, attaccata al sole, ma non è visibile perché c'è la luce del sole. Qui la vediamo perché abbiamo impostato una visione notturna, ma se mettiamo la visione diurna scopriamo che Venere scompare completamente, mangiata ovviamente dalla luce del sole. E vi faccio un ultimo esempio. Un ultimo esempio è questo. In un altro passo della Divina Commedia, Dante dice che il settimo splendore, vediamo se parte il video, il settimo splendore sarebbe Saturno, lo vedete lassù in alto a destra, perché nel sistema tolemaico era il settimo pianeta in ordine di distanza dalla Terra. Il settimo splendore, dice Dante, era sotto il petto del leone. Ora, Saturno ci mette circa 29 anni a fare la sua rivoluzione, quindi rimane nel segno del leone per 3 anni. Effettivamente, dal 1300 al 1302 fu nel segno del leone, ma nella notte del 25 marzo del 1300, adesso se mettiamo le lineette che congiungono le stelle per vedere bene la costellazione del leone, che è quella sopra Saturno, vediamo, mettiamo anche il disegnino, vediamo che Saturno non si trova nel petto del leone, vedete? Ma si trova proprio davanti alla bocca del leone. Ecco, questi sono solo 3 esempi, ma vi assicuro che ci sono tantissimi altri elementi che non tornano e che sarebbero complicati da spiegare, perché io dovrei fare riferimento ad una serie di nozioni che non ho le competenze per fare e che potrei limitarmi, diciamo, solo a nominare. Ad esempio, bisogna far riferimento alla precessione degli equinozi, cioè quel movimento dell'asse terrestre per cui già al tempo di Dante il Sole non era più nelle posizioni zodiacali tradizionali, come non è più nemmeno oggi. Oppure bisognerebbe fare riferimento all'errore del calendario giuliano, cioè il calendario ancora in vigore al tempo di Dante, che poi è stato sostituito dal nostro calendario, il gregoriano, istituito alla fine del 1500. E quel calendario lì non era così preciso e in 1300 anni, da quando era stato istituito, al momento quando c'era Giulio Cesare, aveva accumulato un errore tale per cui nel 1300 l'equinozio non cadde il 21 di marzo, ma cadde il 13 di marzo, cioè quasi 10 giorni prima. Noi però, insomma, siamo rimasti molto intrigati per questa cosa, perché Dante è sempre così preciso, non ci convinceva che avesse fatto tutti questi errori. E quindi ci siamo messi, siamo un po' pazzi, ad analizzare tutti i passi astronomici della Divina Commedia e a cercare di scoprire quali fossero le conoscenze astronomiche di Dante e dei suoi contemporanei. Cioè, volevamo scoprire se davvero Dante avesse fatto questi errori o se si trattava invece di un enigma da risolvere, messo da lui nella Divina Commedia. In questa nostra indagine ci siamo fatti aiutare anche da un esperto di astronomia, che forse alcuni di voi conosceranno, ha vissuto anche a Vervoi per un po' di anni, adesso vive a Cles, è il professor Fulvio Fugatti, che tra l'altro è stato anche il mio professore di matematica e fisica al liceo, e adesso per
riposarci un attimo, vi abbiamo preparato un breve video di 4 minuti in cui vi facciamo sbirciare un po' nei nostri pomeriggi a casa del professor Fugatti che abbiamo passato a studiare il cielo di Dante. Prego. Allora, questa è la mia sfera celeste, una sfera, ha un lampione, come vedete. È un lampione. Però ha di bello che può cadere per terra, non si rompe, eccetera. E qui, quando devo studiare qualcosa, adopero questa. Allora, questo qui è il mio orizzonte, questa riga. Questo è il mio meridiano celeste, più o meno la stella polare è in quella direzione, in questa direzione. Questo è il nord e per centrare l'asse terrestre devo alzarmi di 46 gradi. Più o meno questa retta qua è parallela all'asse terrestre. Bisogna spiegarla per me, la precisione degli equinozi, non come l'avrebbe spiegato il parco di Nicea, ma come la spieghiamo noi adesso. Cioè la Terra è una sfera, non è una vera sfera, ma è schiacciata ai poli e rigonfia l'equatore. Questo perché ha ruotato, eccetera, ruota. Ora, qui abbiamo la Luna e qui abbiamo il Sole. Ora, noi sappiamo che esiste la forza gravitazionale e sappiamo che il nostro asse terrestre punta attualmente sulla stella polare. Ora, la Luna e il Sole vogliono raddrizzare il nostro asse terrestre, cioè porlo a essere perpendicolare al piano dell'orbita, perché la forza gravitazionale vuole questo. Ora, la Terra si oppone a questo. Praticamente fa in modo che l'asse terrestre in 26.000 anni circa faccia questa rotazione attorno all'asse perpendicolare. Ma a me piace molto perché è come una reazione della Terra che non vuole piegarsi a questi strafotenti di Luna e di Sole. Ecco, la precessione in 100 anni è 1 grado e 23 primi, però insomma per Dante era 1 grado, quindi Dante era proprio... conosceva bene la problematica, ecco. Dante, com'è che le sapeva queste cose? Dove ha studiato? Quali sono le conoscenze astronomiche di Dante? Dante ha imparato questo studiando Alfragano. Alfragano era un astronomo del IX secolo. E l'importante di questo periodo è capire come è arrivata la scienza in Italia, in Italia diciamo in Europa. E, ecco, la scienza io me l'ho sempre definita come una rondine che vola, e sta in un posto e dopo parte e va subito in un altro. L'Europa comincia a stabilizzarsi con Carlo Magno e finalmente l'Europa comincia a crescere, non sempre a calare. Ecco. E praticamente viene studiato Tolomeo con un entusiasmo, Avicenna, tutto, insomma, arriva i grandi filosofi arabi e poi arriva Aristotele. Aristotele con la sua terra sferica, finalmente! A un certo punto fu un respiro per la scienza, la terra non era più piatta. Perché questo è importante da dire, perché la gente può pensare che anche per Dante la terra fosse piatta. Invece no. Qui vediamo 0 gradi, 15, 30, 75, queste sono le longitudini e naturalmente... Arriva a 180 gradi. A 180 gradi, sì, sì. Metà terra in senso di geode era terra. Metà emisfero era... Esatto, e metà era acqua. La terra è stata considerata piatta nell'alto medioevo, fino al 1100, e poi basta. I dotti... sapevano tutti con esattezza che la Terra era sferica, sapevano che il calendario era sbagliato, lo sapevano, però sapevano che cambiare il calendario è un problema politico, non è un problema semplice. E poi conosceva la precessione degli equinozi. Certo. Cioè, anche se lui nella Divina Commedia dice che al momento dell'equinozio di primavera il sole sorge in Ariete, però poi fa capire in altri passi di sapere benissimo che il sole aveva cambiato posizione. E infatti il sole aveva cambiato posizione. Da secoli. E il sole dovrebbe sorgere nei pesci. Nei pesci, allora... Venere mattutina. Venere mattutina.
Ecco iniziano i pesci. Ecco, bravo, bravo. Eccoli i pesci, vedete che metto anche le figure. Disegno, ecco il pesce. Il pesce. Adesso questa luce è il sole che sta brillando, insomma. Mm-hmm. Ma sei un genio. Un genio. Grazie, ringraziamo molto. Non importa se non avete capito niente, eh. È normale, bisogna essere umili, accettare di non capire. Come avrete capito, si tratta di una materia complessa e non vogliamo assolutamente ripercorrere tutta la nostra ricerca. Condividiamo con voi solo il risultato della nostra ricerca che vi chiediamo di accettare sulla fiducia. Fidatevi. Quello che conta è che, portando avanti questa nostra indagine, abbiamo capito subito che tutti quelli che sembravano degli errori, delle incongruenze, non potevano essere tali perché Dante possedeva tutte le conoscenze necessarie per non sbagliare. Lui proprio dissemina, sembra volercelo dire, degli indizi per farci capire che lui le cose le sapeva e che quindi non era nelle condizioni di sbagliare. Tutto è frutto di una sua scelta. Infatti, a ben vedere, errori non ce ne sono proprio. Quelle incongruenze evidenziate prima emergevano nel tentativo, diciamo un po' così, ingenuo, che però non solo ingenuo da parte nostra, di fior di critici, diciamo, di sovrapporre e di far coincidere il cielo del mondo possibile al cielo del mondo reale. Ma se noi rimaniamo all'interno del mondo possibile, all'interno di quel mondo meraviglioso creato da Dante, tutto funziona perfettamente. Cioè, dovevamo semplicemente renderci conto, può sembrare una banalità, che il cielo descritto nella Divina Commedia non è il cielo del mondo reale, è il cielo di quel mondo possibile creato da Dante. Quello che vi sto dicendo è che Dante, per il suo mondo possibile, costruisce, inventa un cielo usando tutte le sue conoscenze astronomiche straordinarie, un cielo che non è la semplice riproduzione del cielo reale della notte del 25 marzo del 1300. E questo cielo immaginato è caratterizzato da una straordinaria coerenza interna. È un orologio celeste che funziona perfettamente secondo le leggi del cielo reale. Allora noi, sempre più impazziti da questa ricerca, col Fugatti, ci siamo posti un'altra domanda. Ma chissà che Dante, per creare quel cielo così perfetto, non si sia ispirato al cielo reale di un'altra notte, se non a quella della notte del 25 marzo del 1300. A quale notte Dante avrebbe potuto ispirarsi per costruire il firmamento che doveva sovrastarlo in quella terribile notte di smarrimento nella selva oscura? E ci siamo detti che è esperienza comune, che abbiamo così provato tutti, che è più facile, ammesso che noi ci ricordiamo un cielo, per noi oggi è più difficile, ma ai tempi di Dante si guardava di più il cielo. Ammesso che ci si ricordi un cielo, ci si ricorda il cielo di una notte particolare, perché il ricordo si lega ad un evento. E allora abbiamo provato a metterci nei panni di un esule. Quale potrebbe essere stata una notte particolare per Dante, il cui cielo gli sia rimasto impresso nella mente? E abbiamo detto prima, no, che il 25 marzo a Firenze era una data importante perché era il nostro capodanno. E quindi noi ci siamo domandati, quale sarà stato l'ultimo capodanno passato a Firenze da Dante? Questa è una nostra chicca, eh? Ora, sappiamo che Dante fu esiliato il 10 marzo del 1302 e non tornò mai più in patria. Quindi l'ultimo capodanno passato da Dante a Firenze fu quello del 25 marzo del 1301. E quindi abbiamo pensato che Dante, esule, quando iniziò lontano da Firenze a mettere mano alla composizione del suo poema per costruire il cielo del suo mondo immaginato, avrebbe potuto ispirarsi al cielo da lui osservato nella notte del suo ultimo capodanno passato a Firenze. Così abbiamo provato a dare queste coordinate a Stellarium. Quindi 1300, adesso siamo al 1300, siamo andati avanti di un anno, 1301, e siamo rimasti sbalorditi, perché, come vedete, c'è la luna, mezzanotte,
una luna alta nel cielo e perfettamente piena, cioè è nel 14° giorno del suo ciclo. Ora andiamo a vedere dov'è Saturno, è lì un po' a destra, e vediamo che Saturno, mettiamo ancora magari le lineette per congiungere le stelle e farci vedere la costellazione, è perfettamente nel cuore del Leone. A questo punto andiamo a vedere anche Venere, spostiamoci avanti, andiamo a est, facciamo sorgere il Sole, spostiamoci un po' avanti con le ore, vi recito Dante, lo bel pianeto che d'amar conforta, cioè il pianeta Venere, il pianeta dell'amore, faceva tutto ridere l'Oriente, eccolo lì che sorge Venere, faceva ridere l'Oriente velando i pesci che erano in sua scorta. Vedete i pesci? Cioè la luce forte di Venere vela la luce delle stelle dei pesci, che sono luci poco forti. E poi Dante dice, i pesci guizzan su per l'orizzonte e il carro tutto sovra il coro giace. Cioè il carro, la costellazione dell'Orsa Maggiore, è tutta volta verso il coro, che è il vento di Maestrale, cioè a nord-ovest. Guardate? È incredibile. È straordinario. Cioè è un orologio perfettamente funzionante. Quindi sembra proprio che Dante, per costruire il cielo del suo mondo possibile, si sia ispirato a questo cielo, a questa luna piena, a questo pianeta Venere luminoso che brillava nel cielo a est prima dell'alba, in quell'ultima notte di Capodanno, diciamo così, da lui passata a Firenze. Ecco, ci sembrava bello cominciare così il nostro viaggio, anche se è una cosa forse un po' tecnica, però volevamo condividere con voi un po' il nostro stupore, la nostra meraviglia che ci ha accompagnato man mano che studiavamo queste cose, scoprendo appunto che straordinario mondo possibile è riuscito a costruire Dante, ma anche perché dovevamo un po' riempirci gli occhi delle luci delle stelle, perché per molto tempo non le vedremo più, perché l'inferno è il regno del buio, dell'aere senza stelle, dice Dante, e dovremo attraversarlo tutto prima di poter uscire a riveder le stelle. Stelle è la parola che chiude, è l'ultima parola che chiude tutte e tre le canti, che sia l'inferno, che il purgatorio, che il paradiso. Ora, ascoltiamo un po' di musica prima di passare alla lettura del primo canto. Grazie. Adesso scendiamo di nuovo sulla terra, lasciamo le stelle
e ritorniamo nella selva da dove siamo partiti, perché dobbiamo prepararci all'ascolto del primo canto dell'inferno. Sarò breve, non vi preoccupate. Si tratta di un canto molto importante. Importante perché funge da prologo a tutta la Divina Commedia. E quindi da un prologo chi legge si aspetta di avere informazioni preliminari rispetto al testo che seguirà. Facciamoci delle domande. Ad esempio, ma cosa rappresenta la selva? Perché chiaramente, oltre ad essere un luogo fisico, la selva è senz'altro anche un simbolo. E guardate, questo primo canto è pieno di simboli. Ogni elemento concreto che viene nominato rimanda a un altro significato che si nasconde dietro l'apparenza. Ma questi simboli sono molto difficili da decifrare, i critici si sono scannati, hanno fatto fiumi di inchiostro per capirci qualcosa. Noi non parleremo di queste diatribe assolutamente. Semplificheremo. Ad esempio, molti di voi dai banchi di scuola ricorderanno magari che la selva è un po' il simbolo del peccato. Però forse si può darle anche un significato un po' più ampio. La selva, come abbiamo detto, è un luogo intricato, in cui è molto difficile orientarsi. È un po', possiamo dire, come la vita dell'individuo dentro la società. Se noi prendiamo di nuovo in mano il convivio, quello con cui abbiamo cominciato, si leggono un sacco di perle di saggezza straordinarie, tra cui questa, che nella vita umana sono diversi cammini, degli quali uno è veracissimo e un altro è fallacissimo, e certi meno fallaci e certo meno veraci. Cioè, insomma, è difficile scegliere tra le tante strade che ci si presentano davanti nel cammino della vita. Penso che siamo tutti d'accordo. È difficile cosa? Scegliere le strade migliori, cioè le più dirette, le più brevi, le più agevoli. Spesso si scelgono delle strade secondarie, un po' più lunghe, tortuose. Alcune possono anche portarci nella selva. E quando si arriva nella selva c'è il rischio di imboccare il sentiero più sbagliato, quello fallacissimo, quello che ti porta alla perdizione e ti allontana per sempre dalla meta. E non sempre si sceglie di prendere una strada piuttosto che un'altra. Spesso ci si ritrova su una strada senza sapere come e quando la si è imboccata. Questa è più che altro la tragedia umana. Ma torniamo al nostro Dante personaggio immerso in questa selva buia. Finalmente, sul far del mattino, Dante, dopo essersi aggirato in mezzo alle spine tutta la notte, sbuca in questa radura e si trova ai piedi di un monte alle cui spalle appare la luce del sole che sorge. E Dante è felicissimo, è come un naufrago che, scampando ad un mare in burrasca, riesce finalmente ad arrivare su una riva e, ansimante, si gira a guardare le onde che ancora infuriano, E così l'animo di Dante, cito le parole esatte, che ancor fuggiva, si gira a guardare l'opasso che non lasciò già mai persona viva. Si gira cioè a guardare il folto della selva dove ha corso il rischio di perdersi definitivamente. Felice, rincuorato dalla luce del sole nascente e ripreso fiato, Dante comincia il cammino verso la vetta del monte. Ma quando inizia la salita vera e propria, cioè al cominciar dell'erta, paffete, gli si pone davanti una lonza dal manto maculato. Cos'è una lonza? Ecco, in realtà anche qui non c'è un po' di dibattito, però sembrerebbe essere una specie di lince caratterizzata da una gaetta pelle, cioè una bella pelliccia elegante. E questa lonza non si sposta dal sentiero, è inamovibile, e quindi Dante comincia a desistere dall'ascesa, e a quel punto, paffete, gli appare anche un leone. Da qui si capisce che non era proprio una selva della Maremma toscana, perché tutti questi leoni che si aggirano, vabbè. Era anche confuso. Forse era un po' confuso, in effetti, vabbè. E gli appare un leone, dico appare, cioè non è che lui vede arrivare il leone, no, paf, è un'apparizione vera e propria.
il leone... Questo puff si perde un po'. Ci sarebbe questo puff. Ma è per capire l'apparizione, no? L'apparizione fa puff, no? Scusa, come fa l'apparizione? Grazie, grazie di questa solidarietà verso di me. Mi cazzia sempre, non si può dire. Mi rimprovera sempre. Allora, il leone cosa fa? Fa il leone, cioè avanza a testa alta e con aria minacciosa, tanto da far sembrare che la stessa aria ne tremi per la paura, anche l'aria trema. E dopo il leone, paf, mica colpa mia, appare anche una lupa magrissima, famelica. E questa soprattutto, più del leone, più della lonza, atterrisce a tal punto Dante da fargli perdere ogni speranza dell'altezza, cioè la speranza di poter finalmente scalare il monte ed essere in salvo. Cosa rappresentano queste tre fiere, queste tre apparizioni? I più vedono in esse dei comportamenti sbagliati che sono radicati nella società. Nella lonza vedono più che altro la lussuria, nel leone facile la superbia e nella lupa la cupidigia, cioè la brama di potere e di ricchezze. E la lupa è proprio la fiera che viene descritta con più efficacia, la descrive carca nella sua magrezza e senza pace, dominata cioè da una fame mai saziabile, consumata da questa fame, magrissima anche se voracissima. Ma quello che conta è che se la selva rappresenta la vita dell'uomo nella società, è chiaro che nel momento storico in cui il povero esule Dante si trova a vivere, queste tre fiere non sono superabili. Cioè esistono dei problemi sociali, politici, morali che impediscono la realizzazione dell'individuo, simboleggiata appunto dal raggiungimento della cima del monte. Così Dante è costretto a tornare indietro. E mentre riprecipita nella selva, dice, mentre chi rovinava in basso loco, è bellissimo questo rovinava, cioè dà proprio l'idea di una fuga verso il basso rocambolesca, rovina, come dei sassi che rotolano, no? E qui, paffete, vabbè, si imbatte in un'altra apparizione, però questa immagine è bellissima. Dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco, una figura appannata, sbiadita a causa del lungo silenzio. È l'ombra di Virgilio, che si presenta a Dante in modo anche abbastanza tipo telequiz, perché prima dice fui di Mantova, nacqui sotto Giulio Cesare, quindi nel 70 a.C., e con un giro di parole abbastanza ampio dice di essere l'autore dell'Eneide. Dante rimane esterrefatto, perché potremmo dire con un linguaggio contemporaneo che Virgilio è il suo mito, è il suo maestro, è il suo autore, il poeta da cui ha imparato tutto, che ha proprio investito di un ruolo di guida poetica e morale. E quindi, commosso, gli si getta quasi ai piedi, lo prega di aiutarlo in nome del lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercarlo tuo volume, cioè in nome di quella dedizione, di quell'amore con cui ha studiato tutta la sua opera, in primis chiaramente l'Eneide. E Virgilio, che diventa così la sua guida, lo mette in guardia dall'affrontare le tre fiere, no, guarda, non riuscirai a superarle, in particolare guardati dalla lupa che è la più pericolosa. In realtà poi Virgilio si lascia andare anche a una profezia, gli dice guarda che verrà un giorno in cui ci sarà una forza capace di eliminare questi ostacoli, arriverà un veltro, cioè un cane da caccia che ricaccerà la lupa nell'inferno da cui l'ha fatta uscire Satana. Cosa o chi rappresenti questo veltro non c'è dato di sapere. Alcuni critici dicono che si tratta dell'imperatore Arrigo VII, non lo so. Forse si riferiva a Mario Draghi, non lo so. Adesso iniziano a rivedere i commenti e hanno finalmente capito. Sì. Ecco, vediamo, speriamo, non so. Vabbè,
Nel frattempo, però, in attesa che arrivi questo veltro che non arriva, la via breve non è libera, non si può percorrere. Quindi bisogna compiere una via molto più lunga per raggiungere la meta. Gli dice, a te conviene tenere altro viaggio. E vabbè, un viaggio attraverso l'inferno, quello che faremo noi quest'anno, il purgatorio poi e il paradiso. Un viaggio che chiaramente sarà un viaggio di formazione e di conoscenza. Fondamentale per indagare la realtà in cui ci è dato di vivere, non solo Dante, ma anche a noi. Badate bene, avendo il coraggio di raccontarne anche tutto ciò che in essa c'è di cattivo, perché ci vuole coraggio a vedere il buio. Bene, iniziamo il viaggio. Prego. Presento Massimo Faes, così prendo tempo. Massimo Faes che ci accompagna, mandato dalla scuola musicale Celestino Ecker che cura l'accompagnamento musicale di tutti i nostri eventi. Adesso io vi dovrei recitare il primo canto dell'Inferno. Ci provo, provo a farlo a memoria, però ci provo. Se poi mi viene un buco di memoria... Scordati che ti suggerisco. Ma guarda te. Proviamoci. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era, è cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'i vi intrai, tant'era pien di sonno, a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'i passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio ch'ancor fuggiva, si volse arretro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi ch'ei posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza, leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montavan su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì che bene sperar m'era cagione a quella fiera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la bella stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi
parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e tante genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista, chi perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra, o d'omo certo. Rispuosemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria, ambedui. Vissi su Biulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume, rispuosi o lui con fonte, o degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per la qual mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuo campar de sto loco selvaggio, che quella bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide, e a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il fasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora infin che il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quell'umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, la onde invidia prima di partilla. Però per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco
eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti, alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia, a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio. O felice colui cuivi elegge, e io a lui, poeta, io ti richeggio, per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male, e peggio che tu mi meni là dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse, e io li tenni dietro.